Buongiorno, dedichiamo un'altra di queste lezioni ancora a Goffredo Petrassi, direi con lo scopo di mettere in scena l'attitudine forse più stupefacente della personalità compositiva di Goffredo Petrassi. Cioè il brano in questione è e sarà il Grand Septuor, per precisione va detto interamente in francese, Grand Septuor avec clarinette concertante. La motivazione per cui il titolo è scritto in francese è che il brano è una commanda di Radio France, una commissione di Radio France, tanto che qui mostriamo già una cosa divertente, ho fatto un inciso, visto che ho la fortuna e l'onore di avere in mano il manoscritto del brano, va fatto notare, o se no posso farlo vedere più da vicino, che in realtà era stato scritto, il titolo era stato scritto in italiano, cioè c'è scritto sotto sotto settimino con clarinetto concertante, poi il maestro Petrassi lo ha cancellato con una cura pazzesca, cioè con infinite righettine verticali, e ha scritto Grand Septuor avec clarinette concertante. Poi nel manoscritto parleremo, così come nella puntata su Sonata alla Camera è saltato fuori poi che in quel manoscritto ci sono cose che sono state cambiate poi nella versione definitiva e non lo sapevamo prima e l'abbiamo scoperto adesso. Noi non potremmo. Beh, qui una la vedo subito, ad esempio, già che ci siamo, il metronomo dato nel manoscritto è 138-140. Nell'edizione a stampa il metronomo scritto è 130, quindi a colpo d'occhio subito c'è una piccola differenza. Evidentemente il maestro ci ripensava fino all'ultimo momento prima di andare in stampa. Allora, stavo dicendo, mi scuso del lungo inciso, la principale attitudine di Goffredo Petrassi. Allora, sono passati 30 anni, è vero, e sono 30 anni enormi se ci pensate, 1948, Sonata da Camera. 1977-78, Grand Septuor, pensiamo cosa è successo al mondo nel frattempo, non dico solo in musica, dico nel mondo in generale. In musica in particolare era esploso il fenomeno delle avanguardie, peraltro Sonata da Camera era stata scritta in un momento, cioè era Petrassi che in quel momento si voltava indietro e salutava il passato, ma lui stesso era già diverso da così. In mezzo è pochi anni dopo esplode il fenomeno della scuola di Darmstadt, eccetera, ma soprattutto Goffredo Petrassi è personalità innanzitutto curiosa, per meglio dire, è personalità fortemente asistematica. Ricordiamo il suo forte disamore, per usare una parola debole, per la dodecafonia e per la dodecafonia e per ogni sistema codificato di comporre, che rende di solito quasi impossibile una vera analisi delle partiture di Petrassi, in quanto è difficile, come dire, no, è impossibile forse trovare una sistematicità nel fare, perché non c'era effettivamente. Ancora di più, e quindi curiosità e asistematicità lo hanno portato da lì in avanti a essere curioso dei passi che compivano i più giovani di lui, tenendo conto che, almeno in Italia, che buona parte di quei giovani erano poi suoi allievi, legasi Aldo Clementi, Franco Donatoni e molti altri. Anziché, perché ad esempio in Francia non è successo questo, perché l'analogo di Petrassi in Francia era la figura di Olivier Messiaen, che è stato il punto di riferimento compositivo di Boulez e di altri, ma lui non ha mai fatto poi nulla, non ha seguito quel tipo di avanguardia. L'ha, se volete, lanciata lui, ma ne è rimasto fuori. Petrassi, viceversa, si mette in gioco a rischio, perché molto spesso ci si trova a dire, e chissà, forse possiamo dirlo anche di questo Septuor finale, abbastanza finale nella produzione, e cioè a volte dà l'impressione di muoversi in un territorio compositivo, sonoro, che non è il suo, perché in fondo è un compositore nato nel 1904 in una Roma ottocentesca, che si trova a inseguire le avanguardie degli anni 60-70. È un passo gigantesco, se vogliamo. Un ricordo personale indimenticabile era essere a casa di Petrassi e vedere di fianco a lui opere di Burri, come si sa, o
o di Klee, che erano la sua passione, ma, o parlare con lui, perché lui chiedeva questo, potenzialità, possibilità della musica elettronica, e vedere sul tavolo una lettera a lui di Richard Strauss, che dà una sorta di vertigine storica, anche perché ha vissuto molto e molto intensamente tutta l'arcata. Ecco, in Grand Sept War è praticamente l'ultimo brano importante cameristico di Goffredo Petrassi. C'è ancora nell'82, quindi 5 anni dopo, ci sono il Lautes Creaturamus su San Francesco e la Sestina d'autunno. Però Lautes Creaturamus è musica attorno a una lettura del Cantico delle Creature, e la Sestina d'autunno non riesce ad avere il peso formale, l'ampiezza, l'importanza che ha Grand Sept War. Quindi dal punto di vista cameristico, o della cameristica abbastanza ampia, è sicuramente, a mio parere, l'ultimo grande pezzo di Goffredo Petrassi. L'ascolto di questo brano, lo dico subito, è un ascolto difficile, perché è un brano aspro, senza nessuna facile concessione. L'andamento, la modalità di muovere gli strumenti è continuamente polifonica, ma non nel senso che abbiamo visto in Sonata da Camera in altra lezione, o che vedremo in altri brani più storici di Petrassi. La polifonia era intesa come gioco imitativo tra gli strumenti. Qua polifonia vuol dire sovrapposizione di strumenti che spesso fanno semplicemente cose diverse, dovrei dire anche aggredendosi l'un l'altro simultaneamente, e quindi rischiando un territorio di incontro-scontro di elementi in cui a volte è difficile orientarsi. È una partitura piena di una sorta di, è per quello che a me veniva in mente Burri, di una sorta di materismo, perché l'uso di gesti sonori aspri, senza mai cercare, quasi mai cercare il bel suono, fa pensare veramente a una materia gettata in partitura. Tra l'altro ci sono un paio di contrasti anche divertenti, e cioè il titolo, messo in francese, ostenta una sorta di chiamarlo grande settimino, no? Ha un che di, come dire, è un dare importanza al pezzo in maniera un po' francese, se volete, ma la dedica è a Franco Donatoni, suo allievo, che intanto era andato in strade molto differenti, che evidentemente influenzano di ritorno Goffredo Petrassi. Dovrei dire, di questa musica, o della musica da camera di questo periodo di Petrassi, si potrebbe a volte parlare di musica parlata, perché è musica così frammentata, sembra che ogni strumento stia dicendo qualche cosa, più che cantando qualche cosa. E questo rende, non sto spaventando l'ascoltatore prima del tempo, però è giusto mettere di fronte al fatto, ad esempio, è interessante accostare i due ascolti di 30 anni prima e di questo brano, per vedere che cosa può succedere nell'arco personale e compositivo di un grande musicista che ha, ripeto, il coraggio di ricominciare da capo. Non avviene in questo pezzo, avviene molti anni prima. Se già ascoltassimo Serenata del 58, saremmo più o meno da queste parti, se per questo. Qui in maniera ancora più graffiante, più tesa. I gesti sembrano a volte gesti, che ne so, post-puntillisti, anche un po' urlati, gridati. È davvero un pezzo sorprendente da questo punto di vista. Allora, prima di passare al pianoforte, per dire, ah sì, c'è ancora una notazione importante da fare. Per l'ennesima volta Goffredo Petrassi sceglie un organico, si diceva poco fa, a volte Petrassi sembra che non volesse farsi eseguire, perché sceglie degli organici scomodissimi da mettere insieme, che non sono quelli di nessun ensemble al mondo in partenza, e soprattutto fa impressione pensare che si possano far coesistere nello stesso pezzo, perché se io dico clarinetto concertante, e va bene, ma insieme ci sono tromba, trombone, violino, violoncello e, mio Dio, una chitarra, che rispetto, avendo intorno a sé una tromba e un trombone, ci si potrebbe chiedere come farà a farsi sentire, perché la chitarra, si sa, ha un certo volume di suono, tromba e trombone, anche se non vogliono, le passano sopra. Petrassi ci riesce assai bene, perché crea un gioco di vuoti e di spazi per cui la chitarra si sempre sente molto bene, perché è lasciata spesso sola, tanto che mi verrebbe da dire che bisognerebbe dire clarinetto e chitarra concertanti, perché ci sono lunghe zone in cui la chitarra ha quasi delle cadenze. Non so perché non sia indicata anche lei come strumento concertante. Adesso andrei al pianoforte insieme a questo manoscritto, che sfoglieremo
anche per mostrare se per caso è stato visto nella lezione sulla sonata da camera il precedente manoscritto, e qualcosa è cambiato anche nella grafia. È una grafia forse meno accurata, è una scelta, ad esempio, di pagina dove non ha segnato lui una pagina, una normale carta in vendita, una carta da musica in vendita, qui sceglie su quali righi scrivere, ad esempio, cioè non si è fatto parlare della carta per i suoi organici, anche perché indica solo i sottoorganici che stanno di volta in volta suonando. È abbastanza piena di cancellature e di cambiamenti. Sarebbe interessante verificare ulteriormente se coincide con l'edizione a stampa. Data che la scrittura è un po' meno leggibile, però poi seguiremo la musica sulla partitura stampa. Però è un onore poter portare al pianoforte il manoscritto originale del Septuor di Petrassi. Naturalmente in partenza è molto meno quello che si può fare al pianoforte di un tale brano, ma tuttavia da subito vi sono alcune cose che mi sembra importante far notare. Poi passeremo naturalmente a un ascolto zona per zona, dove a volte io non nascondo che potrò a volte semplicemente fare una sorta di telecronaca, cioè dove andare al di là della semplice descrizione dell'evento è particolarmente difficile, appunto per questa impossibilità di analisi approfondita di materiali che a volte sono un po' indecifrabili. Non è così per l'inizio. All'inizio, l'inizio del pezzo è con un clarinetto che urla, che entra su questo Do fortissimo, con tre F. Si noterà, vediamo, anche il manoscritto dichiara la stessa cosa, questo Do è soltanto il metronomo più veloce. L'altra cosa che ha cambiato, ha scritto nella stampa, c'è con vivacità, mentre qui c'è tra parentesi di quadra vivace, semplicemente, con un Do urlato. E allora qui viene un'altra cosa da dire. Siccome in una precedente lezione dedicata invece a Ivan Vandor, parlando del suo pezzo per clarinetto, per quartetto un clarinetto, si diceva che il suo clarinetto era il clarinetto di Berg e volendo di Brahms, cioè il clarinetto nella sua versione scura, velata, nostalgica, autunnale, diciamo, il clarinetto di Petrassi è vistosissimamente il clarinetto di Stravinsky. Basta l'attacco di questo Do con le acciaccature per dire che questo è il clarinetto del terzo dei tre pezzi del clarinetto solo di Stravinsky, ad esempio. Cosa fa questo clarinetto? In qualche modo incornicia il registro, perché prima enfatizza questo Do, poi piomba proprio con un arpeggio iperveloce e iperlargo, se non mi sbaglio, è una cosa tipo... Piomba al suo estremo opposto, non è la nota più bassa del clarinetto, però insomma siamo nel suo registro molto grave. Anzi, prima si è slanciato ancora di più all'acuto, scusate, e ha enfatizzato il tritono, cioè il fa diesis acuto. Poi piomba al suo estremo più grave, poi ritorna al Do, ma nel pianissimo. Quindi ha identificato tre poli, che sono questi. A quel punto entra una tromba, e questa tromba, a lungo, insisterà sempre sulle stesse cinque note, che sono sempre la stessa posizione di registro, cioè se il clarinetto ha disegnato questo spazio, la tromba è vistosamente in mezzo, cioè su queste note. E sentirete proprio un gioco di ripetizione. Mentre il clarinetto tiene il Do acuto. Poco dopo entra il trombone. Questa non vuole essere una telecronaca, questa vorrebbe essere un tentativo parziale di analisi, perché formalmente la prima zona del brano, e capiremo poi che ha un senso macroformale, nella prima parte del brano ci sono soltanto clarinetto, tromba e trombone, cioè il clarinetto con intorno gli ottoni, e i tre da una parte sono ostentatamente, come dire, ignari l'uno dell'altro per un bel po', almeno per un minuto, cioè sembra che non si ascoltino, ma dall'altra c'è un'organizzazione compositiva molto precisa per cui ciascuno dei tre ha un suo mondo armonico completamente diverso. Il clarinetto ha disegnato questo, la tromba su queste cinque note, come vi ho detto, il trombone sarà soltanto sulle note fa diesis, sol, do diesis,
Do diesis mi, scusate. Fa diesis, sol do diesis mi, sì, è vero. Messi però in questo modo, con un fa diesis che è qui e qui, con un sol che è qui e qui, con un do diesis che è qui, qui e qui, e con il mi che è soltanto qui. Che è un mondo armonico di altezze che non sono della tromba e che non sono del clarinetto. Tutte e tre insieme sono un totale cromatico e ciascuno ha una sua porzione su cui insiste ignorando gli altri due. Questa è la prima parte della zona di clarinetto e tromba, scusate, di clarinetto e ottoni, che poi ha un finale viceversa un po' diverso in cui i tre sembrano un pochettino perdersi fino a piombare sull'arrivo della chitarra. Io procederei in questo modo a questo punto, anziché descrivervelo tutto che vi allontana dal suono globale del pezzo e poi non è memorizzabile, descrivo zona per zona e l'ascoltiamo. Quindi ascoltiamo questo primo episodio di 1 minuto e 40 circa con la irruzione del clarinetto che disegna questi tre poli, il sovrapporsi della tromba mezzo piano, staccata ma insistentissima, che insiste moltissimo su queste note, e sull'arrivo successivo che vi segnalo del trombone fino alla fine, fino alla irruzione fortissima della chitarra sulla sua sesta corda vuota. Questa. Ascoltiamo. Tromba. Il trombone, pausa. Comportamenti si assomigliano un po' di più. Sono tutti frammentarissimi. La strategia, ecco, quello che è di difficile decifrazione sul piano compositivo dal punto di vista dei comportamenti individuali, ma che forse non deve essere decifrato, cioè i comportamenti dei tre strumenti sono vistosamente, volutamente eterogenei, sono estranei l'uno all'altro come dinamica, come tipo di gesto, montano una coerenza armonica globale perché ciascuno agisce su poche note fissate nella stessa posizione di registro. Dall'altra parte però c'è una strategia molto evidente, molto, molto chiara dal punto di vista dell'uso dell'organico, della strumentazione, cioè è vero che gli organici scelti da Goffredo Petrassi sono organici, come dire, difficili da mettere insieme, difficili da trovare e difficili da immaginare insieme, però è anche vero che le strategie strumentali sono quelle che poi permettono di decifrare la forma. Ad esempio, cosa è successo? È successo che dopo che il clarinetto ha suonato per mille volte questo do naturale acuto gridando in tutti i modi, impercettibilmente violino e violoncello entrano sul semitono superiore, cioè sul do diesis, come se risolvessero quel do, creando però in due registri opposti una sorta di cornice pianissimo che non può essere sentita quando compare perché sopra
tromba, trombone e clarinetto suonano fortissimo, è questo punto della partitura, ma su questa cornice la chitarra irrompe, in questo caso con tre F, cioè non è la fragile chitarra, ma suona il suo Mi più grave, così fortissimo, e quella cornice rimane, cioè l'attacco della chitarra è dentro questa cornice. Perché dico dentro questa cornice? Intanto perché quando entra la chitarra, dopo questa nota fortissimo, il suo arpeggio, tenete per chi guarda la partitura, tenga presente che la chitarra risuona un'ottava sotto di quello che è scritto, quindi questo fa, non è questo di scrittura, ma è questo, fa un arpeggio che si muove esattamente collegando i due do diesis, cioè... ha quasi unito i due do diesis. E che cosa fa? Che note sono? Beh, sono le altre 11 note. Cioè, Goffredo Petrassi, che ha sempre ostentato il suo disamore per la dodecafonia, però qua espone con un arpeggio, e con un arpeggio abbastanza consonante, perché è fatto di terze, di intervalli di terza e di seconda, cioè queste, terza minore, seconda maggiore, terza minore, seconda maggiore, terza minore. Qui c'è un bel accordo di La bemolle maggiore, o di Do minore anche, però sono le altre 11 note. Questo sembrerebbe addolcire il clima, ma un secondo dopo, e questo rende impossibile la descrizione esatta perché sennò questa lezione durerebbe 6 ore, c'è un'irruzione di un tom suonato forte che cancella questo arpeggio della chitarra facendo un gesto di forza. E allora come descrivere l'ampia zona che andremo ad ascoltare adesso? Allora, entra la chitarra. La chitarra tenta in qualche modo disperatamente non lo so, tenta accanitamente di cambiare il clima circostante precedente, così aspra, in un clima più addolcito, diciamo, ma ripetutamente viene aggredita, comunque sovrastata, soprattutto dagli ottoni, oppure e o anche dagli archi, fino a un punto... subentrerà il clarinetto e la chitarra sembra soccombere del tutto, a dire la verità, fino a un punto che è un po' il cuore di questa seconda zona, in cui viceversa, dopo una, diciamo, un'estrema aggressione degli ottoni circostanti, c'è finalmente una sorta di cadenza a due, di episodio, non è una cadenza, di episodio a due, soltanto di clarinetto e chitarra, che, come dire, riesce ad essere un po' più stabile delle altre cose successe fino a qui, che cambiano rapidissimamente, cambiano ogni 3 secondi, e riescono a fare una zona addirittura, ad esempio, imitandosi su un frammento, perché il clarinetto riprende il suo do acuto e fa un dolce... veramente fa così. E la chitarra lo imita, facendo un'ottava sotto. Cioè è diventato persino un gioco di imitazione in senso antico, ma questa tregua in realtà dura abbastanza poco, via via gli altri strumenti entrano e sovrastano un'altra volta la chitarra, che rimarrà sola un'altra volta, ecco perché dico che in realtà potrebbe essere concertante anche lei, che ha perduto il suo compagno clarinetto e viene di volta in volta ulteriormente... cioè l'incontro scontro è con gli ottoni, mettiamola così, nella prima parte del pezzo che abbiamo ascoltato anche il clarinetto ha intorno a sé degli ottoni abbastanza aggressivi, ma il clarinetto ce la fa a giocare la stessa partita. Nella parte finale viceversa la chitarra non può farcela, a quelle degli ottoni sono aggressioni vincenti. E quindi adesso ascoltiamo tutta questa zona a partire dall'ingresso della chitarra e con queste alterne vicende di incontro scontro con gli altri strumenti. L'arpeggio. Questo è il tono. Chiara aggressione.
E questo adesso sarà il duo clarinetto e chitarra. La tregua è terminata, rientrano tromba e trombone. Degli ottoni rientra la chitarra da sola. Dovendo, se volessimo riflettere, al di là delle osservazioni estremamente locali, per non perdersi nel particolare, cioè nella, che ci costerebbe la perdita di orizzonte totale in una partitura come questa, volendola guardare un po' più da lontano, l'impressione è quella dell'aver accettato l'autore la perdita, l'impossibilità a mantenere una discorsività tra gli strumenti. Ciascuno strumento cambia comportamento veramente in maniera iperfrequente e, poiché lo fa ciascuno di essi, è in molti tratti impossibile avere, ma impossibile, cioè non è nella volontà dell'autore, dare coerenza alla partitura, cioè una sorta di accettazione di sconfitta sul piano della coerenza della partitura, e però c'è una sorta di bolla interna che è la ricerca accanita di una... discorsività non lo posso dire, ma di una maggior del permanere di qualche, oppure voglio dire, dovrei dire una sorta di lotta continua
tra il tentativo di mantenere una sorta di dolcezza in musica e di continuità, come fa la chitarra quando riesce a essere da sola o dialogare col clarinetto, ma che viene irrisa, graffiata, sovrastata da irruzioni di gesti potenti contro i quali la chitarra nulla può fare. Penso che questa sia un po' la metafora o la lettura possibile di questo brano, altrimenti non penso che Petrassi avrebbe utilizzato una chitarra dentro questo organico. Infatti, che cosa succede adesso? Succede che nella zona successiva, a proposito di strategie strumentali, ripeto, alcune le ho dette e altre no, il gioco principale del brano consiste nella strategia dell'ingresso e uscita degli strumenti, per cui abbiamo visto un inizio di un certo tipo, nel seguito la chitarra che prima è in lotta con gli ottoni, poi è in lotta con tutti, poi viceversa collabora con il clarinetto o il clarinetto collabora con lei, ma gli ottoni riprendono il sopravvento fino a questo finale, che evidentemente toglie alla chitarra la possibilità di suonare. Adesso si apre una zona con un organico che fino adesso non c'era mai stato, cioè abbastanza lungamente la chitarra lavora, gioca soltanto con gli archi, con il violino, con il violoncello, che naturalmente possono permettersi di avere un atteggiamento meno violento degli ottoni, ma anche in questo caso la cosa non dura molto perché via via gli altri strumenti entrano. Vorrei anche far notare in partitura, secondo il mio dito, che in molti tratti Petrassi desidera mettere in gioco una sorta di cadenza multipla, cioè se guardiamo il modo in cui ha scritto le note, ad esempio qui al violoncello, qui al violino, eccetera, sì, ci sono le battute, sì, ci sono degli strumenti che hanno le durate scritte in maniera tradizionale, ma ci sono infiniti punti in cui gli strumenti hanno soltanto la pallina nera e letteralmente hanno lo spazio in cui metterla, cioè la battuta, ma possono essere irregolari come vogliono lì dentro. Cioè si è persa anche una mensuralità unica per la partitura e per gli strumenti. Questo è un po' con tutto ciò non penso e non desidero parlare di questa attitudine compositiva come una specie di attitudine di crisi, non è questo. Un Petrassi che accetta di inoltrarsi in territori che in fondo non gli appartengono completamente, perché i suoi erano altri territori. Ed erano territori più antichi perché la sua data di nascita è diversa e perché il suo percorso era diverso, ma il coraggio è quello di affrontarli e comunque vedrete se avrete io adesso sto tagliando a fette l'ascolto, ascoltando l'intera arcata del brano e superando quel minimo come dire, di spavento che viene di fronte a una musica così puntuta, così aspra, così continuamente mutevole nelle sue aggressività, alla fine, si arriva alla fine, è come quando si beve una bevanda amara ma alla fine ti lascia un buon sapore in bocca, si arriva alla fine che si ha l'impressione che però l'arcata era un'arcata importante e si ha l'impressione che vedendola da lontano hai abbracciato l'intero pezzo. Cioè in realtà bisogna avere il coraggio di virgolette, soffrire localmente, per arrivare in fondo e guardarsi indietro. A quel punto non è più tanto aspro il pezzo. Oppure è aspro, ma ha un significato molto forte. Però per fare questo forse bisogna ascoltarlo alcune volte, questo brano. Dunque, adesso eravamo arrivati fino al punto in cui, all'episodio degli archi insieme alla chitarra, in cui poi a poco rientrano gli altri strumenti fino a un punto in cui la chitarra, come dire, ormai gioca con tutti e giocando con tutti tendenzialmente perde la sua partita. Però c'è questo abbastanza lungo episodio iniziale dove ad esempio gli archi, il violoncello suonano in armonici molto delicati, un po' nell'acuto, il violino anche va nella regione acuta, ha una sua dolcezza e il gioco con la chitarra è possibile. Si perderà poi a poco per quello che abbiamo detto prima. Ascoltiamo quindi questa zona, diciamo alla base chitarra e archi, almeno all'inizio. È un violoncello. Violoncello acutissimo e violino. Qua sono quasi solo i due archi. E
la chitarra, puoi dialogare con loro. Ma non c'è nessuna continuità di comportamenti. Subentra il clarinetto. Quantomeno qua ci si stabilizza tutti sulla dinamica pianissima. Quando ben pensiamo che la pace sia stata raggiunta, qualcosa cambia adesso. Perché ci siamo fermati a questo punto? Perché ora Goffredo Petrassi ci dà una mano formalmente, cioè rientra il clarinetto che si è appena annunciato con un arpeggio, un ampio arpeggio però con 3P, e si ricomincia da una cadenza di clarinetto, cioè la cadenza è completamente diversa dall'inizio del pezzo, non fosse altro perché è fluida, scorrevole, là delle note lanciate nel fortissimo, in registri diversi, quindi è un'altra cosa, ma è di fatto un clarinetto solo, che prima gioca un po' con le percussioni, poi tira a sé, a partire da qua, gli ottoni, e cioè il pezzo è quello che rimane di una nozione di ripresa, cioè si ricomincia dall'organico iniziale, cioè dal clarinetto solo che chiama a sé gli ottoni e ricomincia il gioco a tre in questo modo. Innescando una sorta di zona prefinale di cui parleremo dopo. Ascoltiamo quindi la nuova cadenza del clarinetto. A causa di questa seconda cadenza, il brano è per soltanto clarinetto concertante, non anche chitarra concertante, sebbene francamente la chitarra abbia molte zone da sola. Insisto molto su questo, se noi ascoltiamo l'intero pezzo, arrivando qua, risentendo un clarinetto solo, è come dire punto e a capo, cioè si ricomincia dal solista che suona da solo e guarda caso richiama in scena gli ottoni, quindi gli stessi compagni dell'inizio. Ascoltiamolo. Col Glockenspiel. La tromba.
generata dal clarinetto. Il clarinetto prende un fa diesis e la tromba la trattiene. E il clarinetto genera adesso il trombone in risposta. Adesso. Ecco il gioco a tre, clarinetto e duottoni. Perché dico che ascoltando tutto il pezzo e ripensandoci, alla fine la nebbia si dirada e si percepisce la curva e l'intenzione espressiva formale di Petrassi? Perché è vero che questa è una zona di clarinetto e ottoni come all'inizio, ma solo colpo d'occhio, se io guardo la pagina iniziale, anche per chi non sapesse leggere musica, se io guardo la pagina iniziale, questa pagina, con il clarinetto e i due ottoni, i tre strumenti fanno tutte cose diverse e simultaneamente, cioè non si ascoltano. Ciascuno si fa i fatti suoi, per così dire, in partitura e in musica. Se io ascolto e guardo questa, anche solo guardo questa parte di cadenza, mi accorgo che ciascuno si muove alternativamente, si muove il clarinetto e stanno fermi gli ottoni, si muovono i due ottoni, il clarinetto li ascolta, questo è il verbo giusto, cioè gli strumenti sembrano essere entrati tutti nello stesso clima espressivo, nello stesso tipo di dinamica, che è un piano, mezzo piano o pianissimo per tutti, e in generale c'è una strategia di presenza che prima non c'era. Prima erano tre persone che parlavano l'uno sull'altro, adesso no. Non solo, ma poiché questo sta innescando la parte finale del brano, diciamo una sorta di coda multipla, attraverso questa modalità, prima ho fatto notare, ma era durante la musica, che il modo in cui entra la tromba non è quello di prima. Il modo di prima era che durante il clarinetto la tromba si mette a suonare su altre note. Qui è diverso. Il clarinetto cade su un fa diesis e la tromba glielo trattiene pianissimo, cioè l'ha ascoltato e prende la stessa nota. Col trombone è un po' diverso, perché l'arpeggio del clarinetto è pianissimo e il trombone entra fortissimo. L'arpeggio del clarinetto è sceso fino a dove può scendere ha aperto il registro del trombone, ma il trombone irrompe. Ma quella nota di tromba è molto importante, cioè è uno dei pochi casi in cui l'altro prende una nota e si è insieme. E da qui in avanti la nozione base, cioè la possibilità anche di descrivere questa parte finale, è che diventa la parte prefinale, è il chiamare in scena uno strumento per volta. L'ascolto è terminato con un arpeggio di violino. Avremmo dovuto tagliare prima, ma era impossibile tagliare. Questo ingresso al violino dice che clarinetto, tromba e trombone hanno chiamato in scena il quarto, e se solo guardate la pagina vi vedete che mentre il violino suona con degli arpeggi piano, pianissimo, gli altri tacciono, cioè tacciono vuol dire fanno note pianissimo, cioè lo ascoltano. Cioè la partitura ha trovato un suo ordine di ascolto progressivo. Poi entrerà il violoncello, eccolo qua il violoncello, poi dopo entrerà anche la chitarra e il gioco si avvicina alla fine. Però mi interessa intanto farvi vedere che questa zona di ingresso progressivo agli strumenti che lascia per ultima la nostra chitarra, le percussioni sono un po' sempre dentro in tanti modi diversi, però le percussioni sono due cose diverse, o le pelli un po' dure o il glockenspiel così morbido o il piatto sospeso insieme al glockenspiel. Questo apre poi la strada all'ultima, alla parte finale della coda, dove tutti insieme, questo per non dare per forza di cose un finale così positivo alla vicenda, tutti insieme, se non altro, sono dispersi allo stesso modo. Se guardiamo questa pagina, sono punzecchiature di note di tutti, che si chiami violino o chitarra o tromba o clarinetto, fanno un po' la stessa cosa, cioè note qua e là, che, come dire, tendono a distruggere un ordine, ma comunque a lasciare un senso di partitura raggiunta, fino a un violento accordo finale.
Quindi ascolterei adesso questa, pensate che c'era già una linea arpeggio di violino precedente, noi adesso partiamo dalla seconda, credo, e noterete che il violino viene ascoltato dagli altri e via via vedremo entrare gli strumenti. Ascoltiamo la parte finale, quindi. Anche in questo caso il violino ha preso un do diesis e la tromba glielo trattiene, lo ascolta. E il violino genera il violoncello. Ora si ascolta la tromba. Ora la chitarra. La chitarra che imita il carinetto dell'inizio del brano. Ora il carinetto, naturalmente. Questa è la parte finale. Se dovessi dirlo a gusto mio, Pedrassi avrebbe potuto evitare l'accordo finale fortissimo, perché questo perdersi pre-finale degli strumenti era molto affascinante. E provate a non pensare all'accordo finale e provate a sentire questo pianissimo, questo perdersi degli strumenti che adesso fanno tutti la stessa cosa, che però poca fisionomia, note isolate, e voltatevi indietro nel pezzo e improvvisamente vedete l'intera curva. Questo urlo del carinetto, il chiamare gli ottoni, l'irruzione della chitarra, le aggressioni alla chitarra, il suo gioco col carinetto, il suo tentativo di farsi sentire, il suo essere cancellata, il tentarci con gli archi, ma entrano gli ottoni e si annullano. Azzerare, ripartire con la cadenza del carinetto che però riesce a innescare un dialogo dell'uno con l'altro, rifacendo entrare a uno gli strumenti che riescono in questo caso a farsi sentire individualmente perché gli altri lo ascoltano, fino a questo perdersi insieme nello spazio, nel suono, nella comune dinamica pianissimo, fino ad andar via. In questo modo abbiamo recuperato una curva narrativa in una partitura che in partenza sembrerebbe non averla. Quindi adesso il pezzo andrebbe ascoltato tutto intero, senza me che parlo, e magari due o tre volte per entrare nel mondo in cui Pedrassi è entrato a 73 anni, 74 anni di età, osando aprire nuovi territori espressivi per lui. Grazie e buona giornata.